Ciao, sono Andrea Corsi e sono il Crew Chief del team Pari d'Emilio. Siamo qui in Danimarca per la RAD, che è la Race Across Denmark, è una gara di ultra cycling di 1600 km che Pari d'Emilio dovrà fare in modalità cronometro, ossia significa che il tempo parte dal momento in cui viene dato lo start della gara e termina dal momento in cui Pari taglia il traguardo. Ha 96 ore di tempo limite per fare questo percorso e noi siamo un team composto di 7 persone che cercheremo di supportare in tutte le maniere possibili Paride per far sì che abbia un buon esito la sua gara. Il nostro lavoro sarà quello di seguirlo con una follow car, una macchina, una ammiraglia, e il resto del team invece soggiorna su un camper che è a seguito sempre della gara. Quindi cercheremo di risolvere tutte le problematiche che avremo in corsa dovute ad eventuale maltempo, pioggia, piuttosto che vento, eccetera, rifornirlo per quanto riguarda l'alimentazione e eventuali guasti meccanici e supportarlo soprattutto psicologicamente. Quindi, la tua destinazione si troverà sulla sinistra. Lo sapete tutti, l'infrazione di una qualsiasi regola a noi non fa niente. A lui toglie il tempo. Mezz'ora la prima infrazione, un'ora la seconda, due ore la terza, quarta infrazione squalifica. Quando siamo in un momento di due giorni che non dormiamo, stanchi, piove, freddo, è un attimo di dimenticarsene una. Cioè, voi sapete che con la macchina noi facciamo il leapfrog, cioè andiamo avanti e torniamo indietro, però quando attraversiamo città o incroci pericolosi, di regolamento noi dobbiamo fare fuori il carro. Ciao a tutti, io sono Michele Romio, mi trovo attualmente in Danimarca al servizio per la terza volta del Crazy Team MIPA di Pari d'Emilio. Auguro tutto il bene, che tutto funzioni ad hoc, a perfezione, e io sono sicuro e convinto che tutto andrà bene, ce la faremo, e anche con un buon risultato. E io vi saluto con questo verso qua. Allora, sono Mauro, faccio parte di questa meravigliosa crew al seguito di Pari d'Emilio in questa avventura danese, e ci aiutiamo tutti giornalmente a svolgere le varie funzioni
che ci sono, dalla cucina giusta, sulle biciclette e cose varie, e cercheremo, e sicuramente ce la faremo, a portare in fondo questa avventura. Forza Paride, dacci dentro! Aiuto questa crew, diciamo così, a portare Paride a una soddisfazione sua personale e anche per trovare una buona vittoria. Aiuto la crew in facendo un po' di cuoco, facendo un po' di autista, facendo quello che necessiterà, e pertanto ci facciamo gli auguri, in bocca al lupo, e noi sicuramente saremo quelli che inciteranno e lo fanno arrivare sicuramente. Bene, forza Paride! Tutto bene, tutto bene. Siamo pronti per partire. 5 minuti e tocca a noi, tocca a Paride. Vai! Cazzo! Ci siamo, Paride. Ci siamo. Concentrato, pochi cazzi. Razionalità. Qui sei arrivato. E qui devi tornare. Capito? Il problema è solo uno. Il discorso che abbiamo fatto all'inizio, okay? Le decisioni che vengono prese, dobbiamo appoggiarli tutti. Un po' lungo. Dai, via. Oh, dai, via. Dai, e Paride. Ciao, ciao. Questo stai. Vuoi dire qualcosa? Come cazzo siamo? Sì, fermati là. Mancava che bucasse fuori stagione, secondo noi è bucato fuori stagione. Mauro, come va? Bene, bene. Un'ora è un po' insolita per cambiare automobile. Adesso noi andiamo avanti, andiamo a fare pezzi, in modo tale che gli avvolati c'è un po' di acqua questo taglio. Oh, c'è fresca, Che da male sono.
fatto una salita di 30 km, cazzo. Adesso inizia la parte più complicata, inizia tra 2 minuti quando arriva, perché siamo in ritardo notevole, quindi lavarci ci laviamo domani, perché adesso se ci fermiamo 40 minuti, perché almeno sono 40, per lavarci e non dormiamo, tra 2 ore siamo devastati, caschiamo per terra e siamo in ritardo. Quindi se ci fermiamo 40 minuti va benissimo, ma per dormire, lavarci 2 salviettine, veloci, qua, perché non è in questo momento necessario per la gara, in questo momento necessario per la gara è recuperare energia. Dentro, si sdraia, una salviettina, gli si dà una lavatina qua, però si fa un 20 minuti, noi l'hamburger lo mangiamo fuori così non rompiamo, non rompiamo le balle, ok? Beh. Vi ha fregato! Dai! Su! Dai! Via! Galippa! Galippa! Discesa l'ho detto così! Su! Credo neanche su. Che abbia là! Su! Vai su che c'è un po' di strada! Sì! Ah, è stata lì! Certo! Era. Dimmi che altro sta! Ah, bisogna resistere fino a... Allora, uno, tre. La fame c'è. No, segno. Ho fame. Ma tieni questa tuta? No, la cambio. È lì più avanti. Non è che andasse come ieri, no. Se poteva andare anche meglio. E anche peggio. Non mettiamo i limiti alla provvidenza. La mia previsione è di essere tra le 7 e le 8 al fondo. Al fondo. Facciamo come stamattina. Esatto. Cioè ragazzi, mi sembrava di essere sempre in salita. Ho detto ma la strada è in salita. Ma di ieri mattina presto? Quello. Ma che rosa! Una bomba d'acqua che fa, Ciao! Ciao Ricky! Ciao! Pochissimo, dai che le gambe ce le hai ancora e le banane di riserva ci sono nel baule. Un bacione grande, non preoccuparti, la pioggia viene e va, ti lava. Ciao Nani, ciao tesoro.
voglio vederti così. Oh, ciao piccola, ciao, grazie. Ho visto i video del dopo degli arrivi, grande, ha apparecchiato là fuori con una griglia, col fuoco, il fuoco, una griglia, fa gli hamburger a tutti quelli che arrivano, birra, vals, tutto. Cioè vuol dire che ce la fa anche a noi? Vabbè, se non ce la fa. Via! Meno 80 alla fine! 1, 2, 3, vamos! No, perché cioè io vorrei capire, però, vero o no? Tic, 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 poi guardi l'altitudine, siamo 80 metri. Siete intensi.